Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione flash del sabato. Iniziamo parlando del maltempo che ha deciso di dare una tregua alla costa marchigiana e quindi è momento di fare un po' la somma dei danni. La Guardia Costiera di Fano ha interdetto ai pedoni la passeggiata Lisippo al porto di Fano. Il maltempo dei giorni scorsi ha parzialmente rovinato la ringhiera di protezione e reso il percorso pedonale poco sicuro. Per questo il comandante Marilli ha deciso di firmare l'ordinanza di divieto, la numero 1 del 2015. I sindaci di Fano e Pesaro fanno fronte comune sul maltempo. Faremo la richiesta di stato d'emergenza insieme con il comune di Fano e la provincia. Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che anche questa mattina con l'assessore Andrea Biancani ha fatto un sopralluogo nelle zone più colpite dal maltempo. Ho sentito il sindaco Seri, dice Ricci, e abbiamo deciso di presentare un'unica richiesta, perché già da una prima stima si capisce che i danni ammonteranno comunque a diversi milioni di euro, sia quelli pubblici sia quelli privati. Anche il sindaco Seri esprime il suo pensiero. Le mareggiate hanno devastato anche il litorale di Fano, hanno causato danni alle infrastrutture balneari di retrospiaggia e varie piuttosto ingenti che cercheremo di valutare entro breve tempo. Lo ha appena detto il sindaco Massimo Seri, che convocherà nei giorni prossimi della settimana un incontro con tutti gli operatori del settore turistico per esaminare il da farsi in vista dell'imminente inizio della stagione balneare. Un ringraziamento va in ordine a tutte le forze dell'ordine, polizia urbana, vigili del fuoco, ai volontari della protezione civile, ai tecnici comunali e a tutti coloro che si sono adoperati per alleviare disagi e guasti provocati dalla violenza del maltempo. Inoltre il presidente della regione Gianmario Spacca chiederà lo stato di emergenza per la straordinaria ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il territorio regionale nelle ultime ore. Già lunedì la richiesta sarà inoltrata. Lo scenario si è ormai definito, dice Spacca, è sicuramente quello di una situazione fronteggiabile solo con mezzi e poteri straordinari e pertanto la Regione chiede la dichiarazione dello stato di emergenza. Ed ora apriamo la pagina della cronaca, perché non solo il maltempo ha devastato la sua attività decennale con decine di migliaia di euro, ma a pesare sul morale di questo operatore balneare ci sono anche episodi di sciacallaggio durante la scorsa nottata. Allora, siamo qui con alle spalle quello che era, insomma, la zona divertimento, c'era il campo da voli. Oltre al danno della mareggiata, anche purtroppo brutti episodi di sciacallaggio, perché sono venuti e hanno tagliato anche le reti. Non ho fatto in tempo a smontarle perché il mare, il vento le ha tirate giù. Ieri ho cercato di salvare il salvabile da altre parti nel gazebo, le reti sono rimaste in terra e questa notte sono venuti, hanno tagliato pezzi di rete sia qui nel campo da calcetto che nel campo da beach volley. È incredibile, non so più, mi avvilisco, non si può andare avanti così. Non è tanto il danno materiale, perché parliamo di poche centinaia di euro, però è il danno proprio della struttura che dà fastidio. Ma dà fastidio il fatto che entrano nella tua spiaggia in un momento che sei disperato e ne approfittano della tua incapacità di sistemare tutto, approfittano delle robe che sono esterne, entrano, tagliano, portano via, danneggiano. Devi rismontare tutto, ricomprare, rimontare tutto. Viene voglia di lasciar perdere tutto. Ah, io, se qualcuno vuol rilevare la mia azienda, io a 62 anni sono quasi a posto, non ne posso più. Cioè, non si può. Questo caso qui è successo anche l'anno scorso. Dopo una mareggiata, le reti sono andate giù comunque, erano ben legate. Di notte sono venuti e hanno portato via mezzo campo. Banda del Buco in azione la scorsa notte al Circolo Tennis Sant'Orso e nella piscina Dini Salvalai di Fano. I malviventi hanno praticato con arnesi da scasso pesanti, picconi, un'ascia di grandi dimensioni e un paranco, un buco nella parete d'amianto della palestra contigua alla piscina comunale. Una volta all'interno hanno fatto razzia di tutto quanto era possibile, ma il bottino è stato scarso.
Stamattina ho attaccato servizio alle 8, mi ha fermato subito il responsabile del circolo tennis dicendomi di non preoccuparmi perché c'erano stati ladri. Pensavo che fossero stati solo da lui, però dopo ho visto che effettivamente c'era un buco nella zona della palestra, appena ho aperto la porta qua era un disastro. Macchinette in giro, picconi, asce. I danni sono più dalla struttura che nei materiali, perché da noi hanno portato via solamente un portatile, più i soldi delle macchinette, delle merendine, dei copriscarpe che sono esigui. Però i danni sono tanti perché hanno rotto tutte le porte, anche quelle inutili come la stanza cloro, quelle prettamente che usiamo noi, però hanno fatto sì molti danni. Anche il sindaco Massimo Seri è intervenuto sul posto per sincerarsi personalmente dei danni procurati alla struttura comunale. Non se ne può più, guarda. Poi sono anche questi atti che andare a colpire strutture come queste pubbliche, dove dentro non c'è nulla. Infatti hanno portato via proprio degli spiccioli. Non trovo le parole perché sono veramente arrabbiato. E adesso anche con il questore stiamo pensando degli strumenti per maggiore controllo, maggiore vigilanza, però purtroppo gli strumenti sono limitati. E anche su questo dobbiamo cercare di collaborare tutti, di avvisare quando vediamo qualsiasi movimento strano, però veramente verso queste persone che sono atti vigliacchi. Sono atti vigliacchi, altre parole non ci sono. Doppio colpo per i malviventi, che hanno visitato anche il contiguo circolo tennis, dove hanno potuto fare un bottino più consistente, come anche i danni provocati. Sì, non è la prima volta, perché sono già 3 volte che ci vengono a trovare e ci portano via delle belle somme. Quindi purtroppo racchette anche di soci che lasciano qua per incordare. Purtroppo è andata così, sui 3-4 mila euro tra racchette, borsoni e danni anche alla struttura. Sì. E questo è il buco, la feritoia, il passaggio in mezzo alla rete da dove si sono probabilmente introdotti i ladri e che hanno utilizzato anche come via di fuga. Vedete lì a poca distanza c'è la superstrada e probabilmente anche da questo punto di fuga si sono allontanati a bordo di un'auto in maniera indisturbata. Bene, chiudiamo questa edizione del telegiornale con lo sport. L'Alma Juventus Fano domani ha un incontro impegnativo al Mancini, infatti incontro alla San Benedettese, un incontro che ha la sua valenza strategica nel fatto che ambedue le formazioni sono a pari punti e inseguono la capolista. Quindi domani è un'occasione ghiotta per ambedue per continuare a inseguire il sogno di raggiungere la capolista. Bene, prima di chiudere vi facciamo vedere una foto che ci ha inviato un nostro telespettatore che ritrae quella che sembra essere una piscina, ma in realtà è l'anfiteatro Rastad completamente invaso dall'acqua di mare, giustamente per le onde e il maroso Forza 9 di questi giorni. Bene, questo è tutto per questa edizione del telegiornale Flash del sabato. Naturalmente vi ricordo che per essere sempre in collegamento e avere le news che saranno redatte dalla redazione del TG potete scaricare l'app di Occhio alla Notizia, per il momento soltanto disponibile per il sistema Android. Grazie per la vostra attenzione, questa edizione termina qui. Occhio alla Notizia tornerà lunedì sera alle 20:30. Buona serata e buona domenica a tutti voi.